Allora, ed eccoci qua con Desiree. Tutte abbiamo avuto René, Desiree. Ah, René ci sta. Tutti i nomi italiani tipo Maria, nessuno. Mia è francese. Tu è francese, lo so. Io personalmente adoro i nomi francesi, ho una figlia con un nome francese. Addirittura, come certo. Si Nicole. Nicole, ciao, bellissimo. Nicole. Ciao Nicole. Senti, io invece volevo farti una domanda. Tu di dove sei? Io sono originaria della Sicilia. Abitavo a Torino e mi sono temporaneamente trasferita a Roma. Si sente dall'accento che sei torinese, sei più torinese che siciliana o no? No, assolutamente, mi sento molto siciliana, molto più mediterranea, sì. Quanti anni sei stata a Torino? 22 anni, l'età che ho. Ecco, l'accento però è torinese. Sì, l'accento è torinese, ma un minimo. Diciamo che ho cantilena siciliana e cantilena piemontese, devo aggiustarla un po'. E l'accento torinese è bellissimo, ho notato, io ho una mia amica che fa dei video e saluto Valentina, ciao, è di Torino, è un accento bellissimo come il tuo, complimenti. Tu che fai nella vita? Ah, io attualmente sto lavorando così e studio recitazione qua a Roma. Recitazione, ok. A Torino ero una studentessa universitaria di lingue, ero al secondo anno. Facevo la fotomodella, facevo un po' di cose, adesso ho deciso di venire qua a Roma per cambiare un po' vita, diciamo. Per recitare, per... E che cosa reciti? Che tipo di genere, possiamo dire? Mi piace molto il comico, la commedia, tragico, insomma. Quindi, non so, quindi teatro, ma anche cinema, penso. Teatro, sì, no? sì, a breve farò parte di un musical, sì. E diciamo il nome di questo musical. Non si può dire. Non si può dire, ancora è presto. Ti ringraziamo, ti ringrazio. Desiree. Desiree, sì. Ok, ciao a tutti. Ciao. Ciao.